Basta Eurotour, anche qui a Bergamo ha fatto pienone. La gente vuole correre, vuole lavorare, vuole sperare. L'euro ha massacrato un'economia, a Bergamo la gente vuole lavorare, vuole faticare, ma non vuole scappare per disperazione. Quindi fuori dall'euro riparte il lavoro, riparte la speranza, lo stiamo spiegando, la gente sta capendo. Parliamo anche di immigrazione, ho chiesto al sindaco attuale, sicuramente sindaco futuro, perché Gori probabilmente non lo votano neanche i parenti, che Bergamo sia città off limits per i clandestini, presunti profughi, migranti o roba varia. Abbiamo già dato, la Lombardia ha già dato, quindi è gente che va accolta, curata e rimandata al suo paese. Ieri manifestazioni in centro a Roma, non sono le manifestazioni come quelle della Lega? Cosa incredibile che ci sono in galera 21 terroristi che vogliono l'indipendenza della Lombardia o del Veneto, e ieri c'era gente con picconi, bombe carta, mazze, bottiglie rotte che ha manifestato nel nome dei centri sociali e è tornata tranquillamente a casa. Comunque la Lega l'ha promesso, o escono entro Pasqua i 21 indipendentisti, 21 papà e mamme, 21 panettieri, idraulici, artigiani, pensionati, oppure ci metteremo tutta l'energia possibile, se non escono loro di galera andiamo dentro noi. L'euro, il messaggio che lancia la Lega con questo nuovo tour? Che l'euro è morto e quindi bisogna prepararsi al dopo, una moneta più giusta, il nome è l'ultimo dei problemi, lira, ciccio, pippo, pluto, paperino, una moneta più giusta che vale di meno rispetto all'euro tedesco e ci permette di tornare a lavorare, a competere, a vendere, a respirare e a sperare, perché l'euro ha portato fame, disoccupazione e debito pubblico a livelli record da 50 anni a questa parte.